Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! No, no, ho sentito bene! Sì, signor capitano! Holy Fina Pineapple Under the Sea! SpongeBob SquarePants! Oceano Pacifico. Bikini Bottom è una città abitata da pesci e creature marine tra le più assurde. Protagonista e fulcro delle nostre storie è il giovane SpongeBob, che ogni giorno ha a che fare con una serie di mirabolanti avventure al limite dell'idiozia. Premettiamo che questo cartone animato non ci vuole assolutamente insegnare nulla. Al contrario, le situazioni affrontate con Squiddy, Patrick, Mr. Crab, eccetera, sono talvolta esempio di empia stupidità o infantilità. Che se ne possa trarre, SpongeBob SquarePants è una serie a cartoni di casa Nickelodeon che da anni sforna un cartone ricco di colori, avventure, risate e idee. Come spesso denotiamo dai cartoni di quest'ultima generazione, gli autori sperimentano una sempre più curiosa abilità nello sceneggiare storie per ragazzini. Ci basti pensare che il creatore di SpongeBob, Stephen Hillenburg, in origine è un biologo marino. Sì, dopo un master all'Accademia di Belle Arti, il nostro genio della vita subacquea decide di ridare vita ad un vecchio progetto a fumetti, ma decide di farlo diventando un animatore. E a lui la mia stima. Non credo di dover spiegare a chi che sia che SpongeBob è una spugna di mare, disegnata volutamente a forma quadrata, che vive in un ananas con il suo animale domestico, una lumaca, di nome Gary. Spiegarvi che lavora al Krabby Patty dell'avido Mr. Krab? $1, SpongeBob! E che soprattutto adora divertirsi con l'amico Patrick Stella e coinvolgendo Sandy, Squiddy, Plankton, la signora Puff, eccetera. Questo turbinio di colori e disegni in grande stile sono l'ABC per un prodotto sì destinato ai bambini, ma ad offrire molto in realtà a noi giovani e più grandi, che possiamo scovarci molto. Cameo su cameo, un'ondata infinita di riferimenti storici, culturali e sociali, a non finire. Nelle avventure di SpongeBob c'è cinema, c'è narrazione, c'è l'umor dei grandi maestri, c'è il no sense più sfrenato, solo che tutto questo va saputo cogliere. Uno degli aspetti più fondamentali di SpongeBob è sicuramente il carattere. È solare, infantile, vivace, giocoso, scherzoso. Insomma, ragazzi, stiamo parlando di uno che fa gli arcobaleni con le mani. L'immaginazione! Tuttavia, tutto questo è inserito in un contesto amabilmente reale. E non mi riferisco alle ambientazioni e alle vicende, ma bensì alla continuità degli episodi. Strutturata per rimandarci sempre da un punto A a un punto B, per poi rimandarci a una conclusione che non sarà per forza utile nella puntata successiva. E questo è un classico, è lo stesso schema che si utilizza all'incirca per vicende e opere come Dylan Dog. Ma poi pensateci. SpongeBob è un ragazzo alle prese con il suo primo lavoro, semplice, ma a cui tiene molto. Prepara hamburger in un fast food. Spesso è costretto dagli eventi ad aiutare il suo capo, Mr. Crab, specie nella lotta con il concorrente Plankton. Ma Mr. Crab! Microorganismo con il cervello colmo di idee di grandezza e il cuore nero di malvagità. Sponge inoltre può essere considerato un nerd, infatti i suoi passatempi sono facilmente considerabili non proprio sociali, o perlomeno non largamente condivisi dalla società che lo circonda. Per esempio, adora catturare meduse come se fossero farfalle, col retino e gli occhialoni da nerd. Ha poi grandi difficoltà nel superamento dell'esame per la patente. Guida peggio di un ubriaco, un vero pericolo pubblico. Non mi sento certo in grado di poter affermare che questo sia un cartone diseducativo o stupido. In sé le storie, per quanto surreali e strampalate, si risolvono sempre con fortuna o casualità o grazie all'applicazione di un po' di sano acume. Cosa di cui i nostri protagonisti sono particolarmente sprovvisti. Credo che in effetti però nessuno di voi si sia mai chiesto: lascerei guardare questo cartone animato a mio figlio? Chiedetevi piuttosto se avete visto abbastanza episodi per poter affermare di aver colto tutto quel popò di roba che lo studio Nickelodeon ha inserito senza alcuno sforzo nella serie. Non so, tipo Jules Verne, elementi dei vecchi videogames, del cinema horror in bianco e nero, di Mary Poppins e altri riferimenti a cartoni animati Walt Disney e non. Ce n'è veramente per tutti. E se questo non basta o non interessa, beh, che altro dire? Non so, lo sapevate che la canzone Goofy Gooper, cantata da SpongeBob nel primo film, è cantata sopra le note di un brano dei Twisted Sister? O che per esempio anche in altre opere si fa riferimento alla nostra spugna gialla. Nei Simpson assieme a Buddha e Gesù, nei Griffin e in Cleveland Show, in Scrubs, nella serie Drawn Together, che vi consiglio di guardare solo se avete fegato perché è la cosa più irriverente e scurrile mai prodotta, tipo che l'hanno fermata alla terza stagione, da quanto era volgare e oscena, c'è appunto un personaggio completamente inutile, contrario alla legge dell'anatomia e piuttosto stupido, Waldor Sockbet, ispirato chiaramente a Spongy.
In un episodio di Due Fantagenitori, tra l'altro creato dalla stessa casa produttrice, il re di Atlantide dice a Timmy Turner che il suo popolo si ciba di stelle marine, granchi e scoiattoli delle profondità. Ognuno di noi si ricorda almeno un episodio, una gag, il miagolio di Gary, le brame di Plankton, gli occhiali da nerd e il retino di Patrick e SpongeBob, perché questo cartone è un divertentissimo capolavoro dell'animazione americana, la cui caratterizzazione dei personaggi diventa la colonna portante dell'intera struttura. Il merchandise di SpongeBob ovviamente va a rupa, eppure io ne sono un'evidente vittima. Come già detto, questo cartone non vuole assolutamente pretendere nulla da voi, non vuole insegnarvi nulla, ma sicuramente grazie a questo riuscirete a trascorrere un po' di tempo in allegria guardando qualcosa di estremamente divertente e semplice da seguire. Se il cartone non va bene, allora vi consiglio il film, soprattutto se volete vedere David Hasselhoff, o meglio, Mitch Buchanan, in un ruolo abbastanza assurdo. O al massimo, se in questo momento siete a casa davanti al PC, potete sempre guardarvi qualche gag su YouTube. Oppure potreste consigliare questo video suggerendolo a qualche vostro amico tramite la condivisione su Facebook, Twitter, Google+. Che ora è importantissimo anche Google+, sì, ci hanno investito veramente tanti soldi anche se nessuno ci fa ancora una serie. Boh, vabbè. Sono certo che il video ti è piaciuto se sei arrivato fino alla fine. Se invece hai iniziato a commentare con cose tipo: "Oh Gilly, ma sei un kebabaro! Ma sei amico di Dario Moccia?" Beh, allora il vostro commento negativo, il vostro pollice in giù, potete prendervelo e ficcarvelo dritto nel c***o. Ditemi cosa ne pensate o suggerite nuovi argomenti, titoli, eccetera. In the comments down below, come direbbero gli americani. Un abbraccio a tutti voi che mi seguite e continuate a farlo perché c'è sempre bella roba qui in arrivo per voi. Che poi, come fa SpongeBob ad accendere il fuoco sott'acqua? Cioè, è una roba assurda. Boh, sto cartone a volte non si spiega.